Iuppa, Messina, Pasquale, Messina Pasquale assente, Cassata, Cassata assente, Barranco, Barranco è presente, Di Chiara presente, Riggio assente. Numeri? 15 presenti, 5 assenti, la seduta è valida. Sì. Gli scrutatori, consigliere Di Chiara, consigliere Pizzillo, consigliere La Rosa. Allora, non ci sono comunicazioni se non una che fa riferimento a, anzitutto votiamo gli estremi di necessità e urgenza come, come? Una comunicazione ce n'è una soltanto che è riferita al commissariamento della, per l'approvazione dello statuto dell'atto costitutivo dell'SRR, quindi la volevo leggere all'inizio del punto all'ordine del giorno. Quindi voterei gli estremi di necessità e urgenza. Sapete che è arrivata una diffida da parte del commissario per la costituzione della società delle nuove società dei rifiuti, società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti, una diffida che ci ha dato 5 giorni, e per questo il Consiglio viene convocato in sessione di necessità ed urgenza. Metto ai voti gli estremi di necessità e urgenza. Chi è favorevole alzi la mano. All'unanimità. Quindi passiamo al primo punto all'ordine del giorno. Allora, il primo punto all'ordine del giorno è costituzione società consortile per azioni, denominata Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti ATO numero 13, Palermo, provincia Est. Approvazione statuto e atto costitutivo. Autorizzazione al legale rappresentante dell'ente alla sottoscrizione. Quindi, noi abbiamo inviato copia della convocazione del Consiglio Comunale al commissario ad acta dottor Antonio Tumminello per evidenziare che il Consiglio Comunale si riunisce nei termini dati dalla diffida. L'ultimo giorno è stato appunto è quello di oggi e quindi siamo nei tempi per poter esaminare la proposta di delibera che adesso andrei a leggere. C'è bisogno di leggere tutta questa documentazione? Sì. Allora, l'atto di diffida, leggiamo l'atto di diffida, che è il seguente. Con nota numero 191 a gabinetto 2012 del 10 luglio 2012, l'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità invitava codesto ente ad approvare in assise consiliare l'adesione alla nuova società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti per il bacino di appartenenza, nonché il relativo statuto e atto costitutivo obbligatorio per legge, assegnando a tal fine il termine perentorio di giorni 30, decorrente dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto Presidenziale numero 531 del 4 luglio 2012, approvativo del piano di individuazione dei bacini di dimensione diversa da quella provinciale. Considerato che codesta municipalità non ha posto in essere nei termini assegnati i superiori adempimenti, con la presente questo commissario straordinario insediatosi per l'intervento sostitutivo ex articolo 14,1 della legge regionale 8 aprile 2010 numero 9, come novellato all'articolo 11,65 della legge regionale 9 maggio 2012 numero 26,
diffida i soggetti in indirizzo e per il loro tramite l'organo consiliare a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per l'adesione dell'ente alla nuova società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti per il bacino di appartenenza, nonché il relativo statuto e atto costitutivo. Per ragioni d'urgenza si assegnano giorni 5 per provvedere. In difetto, alla scadenza del termine assegnato, questo commissario provvederà in via sostitutiva ad adottare i superiori atti. Firmato il commissario ad acta, dottor Tumminello Antonio, è datato 11 settembre 2012, quindi più 5, ricadiamo nei termini di oggi, che è oggi 16 settembre, sì, perché c'è la domenica e quindi... l'ultimo giorno utile lavorativo sarebbe appunto quello di oggi, 17 settembre 2012. Vado a leggere il testo della delibera. Allora, il responsabile del servizio controllo ambientale sottopone al Consiglio la seguente proposta di deliberazione. Premesso che l'articolo 201,1 del decreto legislativo 3 aprile 2006 numero 152 prevede che le regioni disciplinino le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le autorità d'ambito di cui al successivo comma 2 alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo dei servizi di gestione integrata dei rifiuti. Premesso che l'articolo 201,2 del decreto legislativo 3 aprile 2006 numero 152 individua l'autorità d'ambito quale struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente e dalla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti. Premesso che la legge regionale 8 aprile 2010 numero 9 ha dettato la disciplina di riforma in Sicilia della gestione integrata dei rifiuti, nonché della messa in sicurezza, della bonifica, del ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordinata con le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, numero 152, successive modifiche ed integrazioni e in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti. Premesso che la legge regionale 8 aprile 2010, numero 9, in particolare l'articolo 5,1, sulla base delle esigenze di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'articolo 200,1, lettera F, del decreto legislativo 3 aprile 2006, numero 152, in attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui ai commi 33 e 38, dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 numero 244, nonché al fine di consentire il sollecito avvio dell'assetto organizzativo derivante dall'applicazione della legge regionale sopracitata, ha riconfermato gli ambiti territoriali ottimali ATO, costituiti in applicazione dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007 numero 2, quali identificati nel decreto presidenziale 20 maggio 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 6 giugno 2008 numero 25. Premesso che tale disciplina è stata integrata nella parte relativa agli ambiti territoriali ottimali dall'articolo 11,66 della legge regionale 9 maggio 2012 numero 26, il quale, integrando l'articolo 5,2 della legge regionale 8 aprile 2010 numero 9, ha attribuito alla Regione la possibilità di modificare la rigida delimitazione territoriale di cui al citato articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2010 numero 9 attraverso l'utilizzo della facoltà di cui al terzo periodo dell'articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011 numero 138 introdotto dall'articolo 25,1 lettera A del decreto legge 24 gennaio 2012 numero 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 numero 27. Premesso che nell'esercizio di tale facoltà la Regione Siciliana, a conclusione del procedimento di cui all'articolo 5,2 bis della legge regionale 8 aprile 2010 numero 9, come introdotto dall'articolo 11,67 della legge regionale 9 maggio 2012 numero 26, ha approvato con decreto presidenziale numero 531 del 4 luglio 2012 il piano con il quale sono stati individuati ulteriori 8 ambiti territoriali ottimali di dimensione diversa da quella provinciale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana, parte prima, numero 27 del 6 luglio 2012. Premesso che ai sensi della succitata complessiva delimitazione questo ente appartiene all'ATO numero 13, denominato ATO numero 13 Palermo Provincia Est,
all'interno di ciascun ambito territoriale, ai sensi della legge regionale 8 aprile 2010 numero 9, il servizio di gestione integrata dei rifiuti è organizzato, affidato e disciplinato sulla base di un piano d'ambito da una società consortile di capitali denominata Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti, premesso che con decreto numero 325 del 22 marzo 2011 dell'assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 7,1 della legge regionale 8 aprile 2010 numero 9 sono stati adottati gli schemi tipo di statuto e atto costitutivo della costituenda società consortile per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti, premesso che con nota protocollo numero 13.345 del 23 marzo 2011 dell'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 7,1 della legge regionale 8 aprile 2010 numero 9 per il tramite della provincia regionale ha trasmesso a questo ente gli schemi tipo di statuto e atto costitutivo della costituenda società consortile per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti, evidenziando nella stessa nota la necessità di deliberare nelle assemblee consiliari entro i termini di legge l'adesione alla nuova società, premesso che con nota protocollo numero 191 di gabinetto del 10 luglio 2012 l'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, non avendo questo ente provveduto a porre in essere il superiore adempimento, ha diffidato nuovamente l'ente ad approvare in assise consiliare l'adesione alla nuova società per il bacino di appartenenza, nonché il relativo statuto e atto costitutivo assegnando a tal fine esclusivamente in ossequio al principio di leale collaborazione, essendo già abbondantemente espirati i termini di legge, l'ulteriore termine di giorni 30 decorrente dalla pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del decreto presidenziale numero 531 del 4 luglio 2012 approvativo del piano di individuazione dei bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, considerato che ai sensi della disposizione di legge sopra citate la partecipazione degli enti territoriali ricadenti in ciascun ato alla relativa società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti è obbligatoria, considerato che l'attualità dei citati obblighi, così come evidenziato anche nella circolare numero 1 del 16 maggio 2012 dell'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte prima numero 20 del 18 maggio 2012, è stata confermata dalle novelle introdotte in materia dal legislatore regionale con la legge 9 maggio 2012 numero 26. Scusate consiglieri, capisco che è materia arida, però l'ascolto credo possa illuminare anche per la discussione. È stata confermata dalle novelle introdotte in materia dal legislatore regionale con la legge 9 maggio 2012 numero 26, dalle quali si evince chiaramente la volontà di superare definitivamente il vecchio modello di gestione del ciclo integrato dei rifiuti in Sicilia e dare immediata attuazione al sistema di organizzazione governato dall'SRR, considerato che per effetto delle previsioni del comma 64 dell'articolo 11 delle leggi regionali 9 maggio 2012 numero 26, dal 1 ottobre 2012 cessa qualsiasi competenza dei consorzi e delle società d'ambito in liquidazione a compiere atti di gestione riservata espressamente da quella data alle SRR, considerato che per le citate considerazioni, nonché al fine di garantire che la transizione verso il nuovo modello di gestione del ciclo integrato dei rifiuti avvenga in Sicilia senza alcuna soluzione di continuità, anche per prevenire i rischi di una crisi socio-economica ambientale che certamente scaturirebbe dalla interruzione del servizio, la deliberazione di adesione alla società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti riveste i caratteri della indifferibilità e dell'urgenza, considerato che il carattere obbligatorio della partecipazione degli enti territoriali ricadenti in ciascun ato alla suddetta forma di cooperazione, la natura della forma di cooperazione, nonché la natura del servizio che dovrà gestire, non fanno soggiacere la società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti al divieto di cui al comma 27 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 numero 244 e successive modifiche e integrazioni, né le amministrazioni locali al divieto di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 16 dicembre 2008 numero 22, considerato che il capitale della società è stato determinato, attenzione, nel corpo della delibera c'è un refuso, si tratta in euro 120.000, non in euro 120 milioni, perché se nella tabella si dovesse leggere con altri tre zeri significa che noi dovremmo partecipare con 9.261 euro, capite? E si tratta di un mero refuso, si tratta quindi di 120.000 euro, euro 120.000,
di cui il 95% è riservato ai comuni con quote calcolate sulla base della popolazione residente in ciascun comune, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione, mentre il restante 5% costituisce la quota di capitale della provincia regionale appartenente al Lato, considerato che alla luce dei superiori criteri la quota di capitale spettante a questo ente territoriale è pari a euro 9.261, considerato che lo schema tipo di statuto della società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti in aderenza al dettato normativo tra l'altro prevede che alla società consortile non possono partecipare altri soggetti pubblici o privati, la durata della società consortile è fissata al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con apposita delibera assembleare. Gli organi della società consortile sono individuati ed eletti fra i soci secondo la disciplina prevista al riguardo per le società stesse dal Codice Civile e che le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito. Nelle votazioni dell'Assemblea dei Sindaci, ogni comune ha diritto ad un voto ogni 10.000 abitanti e per frazioni oltre 5.000 fino a un massimo di voti pari al 30% dei voti totali, calcolati sulla base della popolazione residente e che i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti hanno in ogni caso diritto ad un voto. Il patrimonio della società consortile comprende un fondo di dotazione, nonché gli eventuali conferimenti effettuati dagli enti locali consorziati e le acquisizioni già realizzate o da realizzare dagli enti consorziati con fondi nazionali, regionali o comunitari relative ai servizi di gestione integrata dei rifiuti. Visti gli schemi tipo di statuto e atto costitutivo delle costituende società consortile per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti adottati con decreto numero 325 del 22 marzo 2011 dell'assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 7,1 della legge regionale 8 aprile 2010 numero 9 che si allegano alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. Ritenuto costituire assieme agli altri enti territoriali ricompresi nel lato numero 13 denominato lato numero 13 Palermo provincia est o che vi saranno ricompresi negli ipotesi di cui all'articolo 5,3 della legge regionale 8 aprile 2010 numero 9 una società consortile per azioni denominata società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti lato numero 13 Palermo provincia est per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa in materia di gestione integrata dei rifiuti dalla legge regionale medesima. Ritenuto di approvare l'atto costitutivo della società consortile per azioni denominata società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti ATO numero 13 Palermo provincia est che consta di numero 31 articoli che si allega alla presente sotto la lettera A per farne parte integrale e sostanziale. Ritenuto di approvare lo statuto della società consortile per azioni denominata società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti ATO numero 13 Palermo provincia est che consta in numero 11 articoli che si allega alla presente sotto la lettera B per farne parte integrante e sostanziale. Ritenuto di autorizzare il legale rappresentante dell'ente di procedere alla stipula dell'atto costitutivo e alla sottoscrizione delle quote sociali dell'ente dando mandato di apportare eventuali modifiche allo statuto purché di carattere non sostanziale che si dovessero rendere necessarie innanzi al notaio. Visti il decreto legislativo 3 aprile 2006 numero 152 e successive modifiche e integrazioni. Vista la legge regionale 8 aprile 2010 numero 9 e successive modifiche e integrazioni. Vista la legge regionale 11 dicembre 1991 numero 48 e successive modifiche e integrazioni è riconosciuta, entrato il consigliere Garbo, la competenza dell'organo consiliare a deliberare sulla presente proposta. Visto il proprio statuto, i commi 27 e 28 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007 numero 244 e successive modifiche e integrazioni, dato atto che sono stati acquisiti pareri favorevoli di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi del punto 1 della lettera 1 del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991 numero 48, come introdotto all'articolo 12 della legge regionale 30/2000, propone di deliberare, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 6,1 della legge regionale 8 aprile 2010 numero 9, di costituire assieme agli altri enti territoriali ricompresi nel lato numero 13 denominato ATO numero 13 Palermo provincia est o che vi saranno ricompresi nelle ipotesi di cui all'articolo 5,3 della legge regionale 8 aprile 2010 numero 9
una società consortile per azioni denominata Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO numero 13, denominato ATO numero 13 Palermo Provincia S, per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa in materia di gestione integrata dei rifiuti dalla legge regionale medesima. Di deliberare e di approvare l'atto costitutivo della società consortile per azioni denominata Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti ATO numero 13, denominato ATO numero 13 Palermo Provincia Est, che consta di numero 31 articoli che si allega alla presente sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale. Di approvare lo statuto della società consortile per azioni denominata Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti ATO numero 13, denominato ATO numero 13 Palermo Provincia Est, che consta di numero 11 articoli che si allega alla presente sotto la lettera B per farne parte integrante e sostanziale. Di autorizzare il legale rappresentante dell'ente di procedere alla stipula dell'atto costitutivo e alla sottoscrizione delle quote sociali dell'ente, dandogli mandato di apportare eventuali modifiche allo statuto purché di carattere non sostanziale che si dovessero rendere necessari innanzi al notaio. Di dare atto che anche successivamente all'adozione del presente atto, questa amministrazione si riserva la facoltà di richiedere passaggio ad un diverso ATO nell'ipotesi e secondo le modalità di cui all'articolo 5,3 della legge regionale 8 aprile 2010 numero 9, di dare mandato al responsabile del servizio interessato di adottare tutti gli atti di gestione di competenza conseguenziali al presente atto e strumentali alla costituzione della società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti ATO numero 13, denominato ATO numero 13 Palermo Provincia Est, nonché di provvedere all'impegno della quota di partecipazione societaria dell'ente per l'importo complessivo di euro 9.261 da imputare sul capitolo 1581 del bilancio 2012. Qui si intende che sono euro. Di trasmettere la presente deliberazione al responsabile del servizio interessato per gli adempimenti conseguenziali all'organo di revisione contabile dell'ente, all'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti, alla provincia regionale per gli adempimenti di quell'articolo 7,2 della legge regionale 8 aprile 2010 numero 9 e alla competente Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 3,28 della legge 244/2007 e successive modifiche e integrazioni. Il Consiglio Comunale, vista la superiore proposta corredata dai pareri favorevoli di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi del punto 1 della lettera I della comma I 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991 numero 48 come introdotto all'articolo 12 della legge regionale 30/2000 delibera eccetera eccetera, quindi questo fa parte poi degli atti finali. Sono allegati i pareri favorevoli di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria e sulla regolarità tecnica. È allegata una tabella di cui si può ovviamente solo ricapitolare il fatto che il capitale sociale è di 120.000 euro e che a Cefalù come quota di capitale arrotondata spettano 9.261 euro da pagare. Questo è quanto. Ci sono interventi? Prego, signor Sindaco. Grazie. Io ho citato di intervenire ai sensi dell'articolo 23 perché è giusto che anche il Sindaco rispetti il regolamento. Il regolamento prevede che la discussione generale sull'argomento proposto all'ordine del giorno inizia con la relazione del Sindaco, di uno degli assessori o uno dei firmatari della proposta stessa. Questa proposta, come voi ricorderete, è stata presentata all'esame del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale l'ha sospesa votando un documento che è stato proposto in conferenza dei sindaci. Dopo quella data abbiamo chiesto un incontro all'assessore regionale al territorio ambiente, all'assessore regionale ai rifiuti, che tra parentesi ho avuto modo di capire che è persona molto competente perché è stato 2 anni e mezzo assessore al Comune di Catania e lo abbiamo incontrato, c'è stato un incontro con altri colleghi e con col commissario regionale dei rifiuti, ingegnere Lupo e altri che hanno partecipato alla riunione come anche il Presidente della Provincia. Che cosa abbiamo detto durante questo incontro? Abbiamo mostrato le nostre perplessità
per quella che è il percorso che la Regione sta portando avanti nella costituzione di queste SRR con un capitale, come ha menzionato il Presidente, di circa 130.000 euro e con un vuoto anche di gestione rispetto al fatto che al 30 settembre l'attuale società che gestisce il servizio nei nostri 16 comuni dovrebbe chiudere completamente la gestione. La società Ato Ecologia Ambiente si trova in liquidazione e al 30 settembre dovrebbe finire l'operatività. Si parla di un decreto commissariale che sposti questa operatività al 31 dicembre, ma in ogni caso il 31 dicembre l'Ato Ecologia Ambiente, posto che ci sia questo decreto commissariale, il 31 dicembre l'Ato Ecologia Ambiente non esiste più e dal 1 gennaio la grandissima difficoltà che si trovano a gestire i comuni è quella di chi provvederà alla raccolta dei rifiuti, di chi provvederà a gestire il servizio. Tutto questo con una approssimazione da parte della Regione, perché, questo è stato evidenziato più volte in queste riunioni, perché la legge del 2010, la legge 9, viene attuata soltanto, diciamo, a pochi mesi proprio dalla chiusura del lato. E come voi sapete, la costituzione dell'SRR, con un ambito più ampio rispetto ai 16 comuni, è una società che dovrà, è fatta di comuni, che dovrà affidare il servizio con una gara che non è di semplice, non sarà semplice bandire, anche in considerazione che prima dovranno essere approvati i cosiddetti piani d'ambito, il piano d'ambito. E tutto questo, ripeto, a ridosso della chiusura dell'operatività della stessa società. Ora, è sotto gli occhi di tutti che già le difficoltà le abbiamo col sistema attuale. Le abbiamo perché abbiamo ormai una situazione sempre più pericolosa dal punto di vista delle scoperture di vari comuni e della stessa società. Basti pensare che, anche se non ne abbiamo fatto nessuna pubblicità perché non penso andava fatta, la scorsa settimana ci siamo trovati a gestire, proprio il giorno prima, durante i giorni dello Sherbetty Festival, ci siamo trovati a gestire una, più che minaccia, ma una comunicazione di chiusura di scarica, appunto perché la discarica di Messina deve avere dal lato Ecologia Ambiente qualcosa come 1.800.000 euro. Sono le ultime fatture, il nostro comune, come anche altri comuni, ha provveduto subito a versare, noi abbiamo versato 300.000 euro, 320 li avevamo versati 4 giorni prima, e ora questo 1.800.000 euro della discarica è stato ripartito per tutti i comuni e il comune di Cefalù dovrà pagare 152.000 euro ogni mese, non so come faremo, rispetto al fatto che in questo momento abbiamo grosse e grosse difficoltà. Ma l'attuale sistema è in difficoltà non soltanto per questa minacciata chiusura della discarica e per questi problemi che abbiamo con la discarica, ma per i problemi che abbiamo con tutti i fornitori meccanici e altro, perché i fornitori di carburanti, perché il lato Ecologia Ambiente è in una sofferenza momentaneamente rispetto alle banche di circa 18-20 milioni di euro. Basti pensare che il comune di Termini Imerese deve versare al lato Ecologia Ambiente 8 milioni e mezzo, di cui 5 milioni ce li ha in contenzioso. Il nostro comune deve versare al lato Ecologia Ambiente tutto l'anno 2012, forse sull'anno 2012 qualcosa, insomma, parte delle. Forse abbiamo versato forse qualche cosetta, abbiamo chiuso l'anno 2011, dobbiamo versare tutto l'anno 2012 e dobbiamo dare 1.653.000 euro di debiti fuori bilancio degli anni 2006, 963.000 euro, 2007 e 2008, complessivamente 1.653.000 euro. Capirete bene che arriviamo a una cifra pari a oltre 4 milioni di euro, soltanto di due comuni,
per non poi non parlare di Caccomo, un altro milione, Campofelice e altri comuni che devono, chiamiamoli spiccioli vari, che poi spiccioli non sono, che arrivano a circa 18 milioni di euro. Tutto questo in un momento in cui la società è in liquidazione, la società dovrà chiudere. Noi avevamo avuto la promessa per il 1.600.000 euro dei debiti fuori bilancio di un cosiddetto mutuo che poi, come voi sapete, nessuna delle banche ha fatto diciamo, prestito alla Regione, per cui non si sa ancora se possiamo avere questa mutua anticipazione, chiamiamola come vogliamo, ma siamo in serie difficoltà. E le difficoltà aumenteranno in più si avvicina il momento poi della chiusura della società. Il passaggio all'altra, la legge 9 prevede il passaggio alla SRR con l'affidamento del servizio a una società e i comuni potranno controllare, questo è stato sempre diciamo, un passaggio particolare che i parlamentari hanno fatto, cioè che il servizio torna sul controllo del comune. In che senso torna sotto il controllo del comune? Che noi possiamo controllare direttamente, come viene prima di tutto approviamo il nostro piano d'ambito, e poi dopodiché noi possiamo controllare come va il servizio e qualora non siamo soddisfatti possiamo chiedere la revoca dell'affidamento, per poi non si capisce bene come andare a gestire direttamente. È evidente che i costi del servizio attuale sono enormi, si parla di un preventivo che quest'anno è di circa 3.820.000 euro, capirete bene che si parla di oltre 7 miliardi, per cui un costo enorme che per lo più grava parte sul personale, per cui il personale grava parecchio su questo costo, e poi su questi viaggi della speranza che facciamo con tutti questi mezzi, senza nessuna stazione di trasferenza qua nelle vicinanze, si era tentata di farne una a Sciara, io ne avevo proposto una che poteva essere ottima nella nostra Torre Tonda, ma poi per scelte che io non condivido non si è più fatta, senza nessuna stazione di trasferenza, cioè senza mandare dei tir, degli autoarticolati a portare i rifiuti a Messina, noi ci troviamo in serie difficoltà perché abbiamo tutti questi viaggi che si fanno continuamente con mezzi che sono ridotti ormai al lumicino. Come si farà a gestire dal 1 gennaio? Là in questa riunione, e vado alla conclusione, si sono portate avanti delle rassicurazioni verbali, perché di fatto voi capirete bene che si sta correndo su questa vicenda per un fatto di carattere politico. Chi ha fatto questa legge e chi ha portato avanti questa legge, l'ex Presidente della Regione e attuale Commissario dei Rifiuti, per cui non si è dimesso come Presidente della Regione ma è Commissario dei Rifiuti, è sotto gli occhi di tutti che si sono commissariati quasi tutti i comuni, e nessuno dei comuni tranne Alia e un altro ha approvato questa proposta, anche quando sono arrivati i commissari. E alcuni sindaci hanno detto direttamente al commissario te la puoi approvare perché il mio consiglio comunale non l'approverà. Io non mi sono sentito assolutamente di fare questa scelta, ne parlavo con qualche altro collega oggi tornando da Palermo, perché non esiste, la competenza è del consiglio comunale, per cui il consiglio comunale non l'ha bocciata come ha fatto il comune di Termino, come qualche altro comune dove lì il commissario può subito intervenire. Il nostro Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale di Cefalù, ha sospeso la proposta, per cui la decisione se approvare lo statuto e dare mandato al sindaco di costituire la società è una competenza che spetta esclusivamente al Consiglio Comunale. Il commissario ha fatto due accessi, è venuto la prima volta a notificare il decreto di nomina, la seconda volta a fare questo atto di diffida, lo ribadisco, in tanti altri comuni la posizione è stata quella di far fare al commissario, perché non condividiamo, non si condividono, l'abbiamo detto in conferenza dei sindaci, non si condivide questo percorso molto particolare rispetto a quelle che sono le incertezze, con questo lo sto dicendo, ripeto, per quelle che sono state le riunioni, le incertezze che riguardano proprio la gestione a partire in questi mesi in cui non ci sarà assolutamente l'affidamento del servizio
e in cui la società Ato Ecologia Ambiente non sarà più operativa, per cui non si capisce bene come andremo a risolvere questi problemi. Volevamo anche una soluzione, visto che la legge è stata impugnata, l'ultima legge che è stata emanata dalla Regione è stata impugnata, lì c'era una possibilità di venire incontro ai comuni che erano in difficoltà come quello nostro con questo mutuo e con questa somme che dovevano arrivare dall'IRFES. Tutto questo ci porterà a una difficoltà, per cui io volevo dare atto, che volevo comunicare al Consiglio che sono stati questi incontri e che purtroppo non hanno sortito nessun tipo di soluzione, almeno soluzione che possa essere prospettata non verbalmente ma anche con atti concreti. Grazie. Grazie signor Sindaco. Nei 15 minuti perfettamente, quindi. E chi voleva intervenire? Mi pare che c'era qualche consigliere che aveva chiesto la parola. Consigliere Barranco. Io per fare una proposta, signor Presidente, intanto chiedo di sospendere la seduta per qualche minuto e dopo la delucidazione che ci ha fatto il Sindaco, preparare un documento come città di Cefalù condiviso, se è possibile, da maggioranza e opposizione, e dare un voto su questo documento. Perché non è possibile, intanto per esempio noi non siamo riusciti a sapere che fine fa il personale, perché questa è una voce importante. Questa società Ecologia e Ambiente, che parlava il Sindaco, ha 280 persone. Di queste 280 persone parte provengono dai comuni, ma ce ne sono tantissimi altri che sono stati assunti o con decreto del commissario regionale per l'emergenza rifiuti o per qualche legge fatta antecedentemente. Quindi, siccome questa è una materia alquanto spinosa, e quello che mi sembra più strano a me è come mai i sindacati non si sono fatti sentire in questi mesi, cioè che ha avuto la carica di responsabilità, che sono stati i sindaci, hanno fatto due riunioni alla provincia regionale, se lo sono posto il problema. Per esempio tutti questi debiti, chi li dovrà pagare nel futuro? Perché non è di quello che ho capito, di ciò che ha detto il Sindaco, non c'è certezza di nulla. Il commissario si insedierà, non sappiamo quello che farà, cioè dirà semplicemente dovete aderire per obbligo alle SRR. Allora, se voi siete d'accordo, sospendiamo la seduta, prepariamo un documento congiunto che poi la stampa provvederà anche a diramarlo un po' in giro, perché io di questi documenti ne ho visti pochissimi. E non è che necessariamente noi dobbiamo andare ad approdare in questa società, anche se, ripeto, ci manderanno ugualmente perché c'è una legge regionale. La quale legge regionale, tra le altre cose, devo pur dire, non so come che se ne uscirà, nel senso del funzionamento e quindi del finanziamento, come che dovrà avvenire, se ci saranno delle analisi di costo e spese, insomma tutta una serie di cose che noi possiamo discutere e mettere in questo documento. Consigliere Garbo. Grazie signor Presidente. In merito al punto che stiamo trattando, questa sera mi verrebbe da dire che il fatto nuovo è che non ci sono fatti nuovi. Cioè sostanzialmente rispetto a ciò che il Consiglio Comunale aveva discusso l'altra volta, non abbiamo assolutamente fatti nuovi. Se non che la Regione Siciliana in maniera caparbia insiste, ma lo avevamo già previsto. Perché noi l'altra volta avevamo approvato un documento ben sapendo che sarebbe arrivato il commissario. Il commissario è arrivato puntualmente per far cosa? Cioè per imporci di aderire in un calderone
che non si capisce come dovrebbe funzionare, visto che le esperienze che lo hanno preceduto non hanno funzionato. E questo avviene, questo è il dato politico, a un mese dalle elezioni, cioè avviene in una fase in cui la legge 9 è del 2010, lo ricordo a me stesso, cioè dopo due anni si imprime un'accelerazione perché magari il nuovo governo, di qualunque colore esso sia, adesso non entro nel merito, può anche deliberare in maniera diversa. Io credo che il documento che noi abbiamo approvato la volta scorsa, che è il documento approvato dai sindaci, ma ricordo è anche il documento approvato dalla provincia, riassume bene le contrarietà, peraltro raggiunge anche degli aspetti legali, perché dice che oltre ai problemi di gestione che si verrebbero a creare, non si capisce come insomma questa società dovrebbe andare a funzionare con un capitolato che viene fatto non da noi e quindi non strutturato sulle nostre esigenze, ma altri ci impongono, come se altri sapessero quali sono le nostre esigenze. Peraltro creando una situazione di interregno in cui abbiamo i mezzi vecchi, ancora la gara d'appalto non si sa. Ma in aggiunta a questi problemi gestionali ma anche ambientali, si ricorda nel documento che questa Costituzione, di questa nuova società, viola la sentenza della Corte Costituzionale dello scorso 12 luglio, che in applicazione del referendum disciplina la materia in maniera diversa. E quindi io penso che già il documento che noi abbiamo approvato, per carità non ho contrarietà, però ritengo che il documento che già noi abbiamo approvato, che è quello approvato dai sindaci, approvato dalla provincia, esprima bene, ci sono anche queste problematiche che rilevava il collega Barranco circa l'occupazione e l'incertezza, sono anch'esse espresse nel documento. Quindi io ritengo che noi possiamo in maniera secca bocciare la proposta, proprio per, ovviamente è una valenza simbolica, però è come dire, la città di Cefalù non si fa imporre le scelte, noi non accettiamo scelte che ci passano sopra la nostra testa. Quindi se i colleghi sono d'accordo, io propongo di ribadire la nostra scelta già fatta con l'approvazione del documento dell'altra volta, bocciando seccamente la proposta che questa sera il commissario ci ha presentato. Grazie. Consigliere Liberto. Grazie Presidente. A me sembra che la problematica si presenti come un cane che si morde la coda, semplicemente che perché qualsiasi decisione noi prendiamo questa sera di approvarlo, di non approvarlo, di astenerci, assume solo un aspetto simbolico perché possano restare agli atti, diciamo, quello che è la volontà di questo Consiglio. Di fatto c'è un commissario che in ogni caso farà la sua scelta e quindi ci porterà ugualmente, diciamo, in questo nuovo tipo di ambito. Io sono d'accordo nella proposta fatta dal consigliere Barranco per quanto riguarda la sospensione, perché oltre a quel passaggio fatto in conferenza dei sindaci, perché non fare un altro documento che rappresenti, diciamo, questo consiglio comunale come volere di questo consiglio e di conseguenza come espressione di questa città? Potremmo anche stabilire dei concetti insieme, metterli in un unico documento e quindi portarlo in aggiungere, diciamo, a quello che è il documento precedente approvato a titolo rafforzativo di quello che precedentemente si è fatto. Grazie Presidente. Grazie a lei. Ci sono altri interventi? Consigliere Bizzillo. Poi Scialabba. Grazie poi Presidente. Lombardo, io forse. Più che altro vorrei sottolineare il fatto che più che il cane che si morde la coda, questa è una situazione quasi paradossale. Cioè, nel senso che il commissario ci impone di approvare una legge che è stata commissariata dal commissario dello Stato, è stata impugnata dal commissario dello Stato per una serie di problematiche. Come diceva il consigliere Barranco, innanzitutto per la questione del personale.
perché si andrebbero a creare una situazione molto particolare dove ci sarebbe una parte di personale che andrebbe a, a pesare su pesare, comunque sarebbe delle pubbliche amministrazioni, insomma dei comuni che fanno parte di queste nuove società d'ambito, e un'altra parte che dovrebbe essere integrato e che si troverebbe ad avere un contratto di diritto pubblico quando invece prima aveva un contratto di diritto privato, quindi comunque sarebbero una sorta di privilegiati a dover poi fare parte di queste società, di queste nuove società per la raccolta dei rifiuti. Dico, io questo non voglio fare alcuna polemica, per carità, io sono a garanzia insomma, del diritto al lavoro e della, del lavoratore, però ricordo a me stesso soprattutto lo scandalo che successe tempo fa sul lato della zona di Bagheria, per intenderci, su tutta il, insomma, anche il sistema che stava dietro alla, quindi, all'assunzione di questo personale. Altro tema per il quale il commissario dello Stato poi ha deciso di impugnare la legge è quello proprio sulla, diceva bene il sindaco, sulla transizione. Cioè sul fatto che comunque queste nuove società partirebbero dall'1 gennaio, fino al 31 dicembre ci sarebbero le ATO, però le ATO per legge sono obbligate a garantire il servizio anche qualora le nuove SRR non dovessero partire. Anche questa è un'anomalia, nel senso che come fa un ente soppresso a garantire un servizio? Altra, penso anche più importante, situazione è quella dei debiti, diceva bene il consigliere Barranco, qui ci sono 1.300.000 euro di debiti, si deve capire dove andranno a finire. Io adesso penso che ho una vaga impressione che questi debiti poi andranno a ricadere sulle casse dei comuni e quindi direttamente poi sui cittadini. Io credo, penso che ne abbiamo avuto tutti la dimostrazione di questo, che i rifiuti sono un grosso affare. Sono sempre stati un grosso affare, non solo in Sicilia, ricordo a tutti la questione della Campania. Dico, quindi credo che questo Consiglio Comunale debba nettamente provare a assolutamente dire un no a questa nuova forma di gestione dei rifiuti, perché non credo anche nel buon senso di questa operazione, anche in virtù del fatto che è stata una cosa fatta alla rinfusa poco prima che il governo cadesse e a ridosso delle elezioni regionali. Un'altra anomalia fondamentale è quella poi del fatto che la società non dovrebbe gestire direttamente la raccolta dei rifiuti, ma la dovrebbe dare in appalto. Io non so in Sicilia quante società ci sono che sarebbero in grado di partecipare a una gara d'appalto di questo tipo. Io sulla proposta del consigliere Barranco vorrei dire, possiamo integrare tranquillamente il documento dell'altra volta, come diceva giustamente il consigliere Liberto, e procedere in questa maniera. Sì, il rafforzativo del documento della scorsa volta. Dico, invitando questo consiglio a riflettere sul fatto che non dobbiamo essere nemmeno, come dire, ostaggio di un affare che stanno portando avanti altri. Grazie Presidente. Grazie a lei. Consigliere Scialabba. Come al solito io spero di essere molto sintetico, anche perché ho ascoltato per 15 minuti il Sindaco e anche lui mostrava una certa perplessità per quanto riguarda questa nuova società. E poi si faceva la domanda, qual è il vantaggio di partecipare a questa società, nuova società? Quindi non lo sappiamo, è tutto nel dubbio, in un calderone che noi non conosciamo. E allora la proposta mia, che mi vede in parte condividere quello che ha proposto il consigliere Garbo, però mi trova un po' in disaccordo, nel senso che fare nostro il documento che abbiamo firmato, che abbiamo, quello dei sindaci, integrarlo, come diceva Barranco, con delle diciamo postille, dicendo di garanzia del personale o qualche cosa, e votiamo questo documento a integrazione di quello là. Grazie consigliere Scialabba. Consigliere Lombardo. Signor Presidente, colleghi consiglieri, io diciamo, il mio intervento è più focalizzato non tanto a quello che andremo a concordare sul documento che facciamo, ma vorrei andare indietro di 6 anni, 7 anni. L'altra volta parlavamo col Sindaco, mi fa piacere che è presente, per cercare delle soluzioni, per cercare di tagliare sul debito, per cercare di rientrare
da questi 12 o 13 milioni di debiti che abbiamo. Allora io il documento lo farei anche ritornando a 6-7 anni addietro, quando la raccolta della lentezza urbana incideva per circa 1,5 miliardi delle vecchie lire, quando si raccoglievano i rifiuti con 15 dipendenti più un sostegno, diciamo, venivano implementati nel mese di luglio e agosto con qualche altra ditta a cui si dava possibilità, diciamo, di lavorare e comunque aiutavano allo smaltimento. Poi siamo arrivati ad avere oltre 50 unità lavorative, quindi abbiamo assistito grazie alla politica, perché possiamo dirlo chiaramente, questi sono posti di lavoro clientelari che la politica e i politici si sono attribuiti. Quindi siamo arrivati oggi a constatare che cosa? Il fallimento del lato. Adesso stiamo facendo un secondo stipendificio, sono delle sovrastrutture, delle associazioni in compartecipazione, non si capisce che cosa, pur di distribuire ancora ulteriori posti. Dico, non me ne vogliano i lavoratori, perché oggi bisogna anche pensare a loro e garantirgli un futuro, però io metterei un punto fermo stasera in questo Consiglio Comunale per evidenziare, diciamo, queste cose che non vanno assolutamente in linea con quella che è la linea dell'amministrazione e di noi consiglieri, perché così giochiamo sempre, ci giochiamo la pelle dei cittadini. Se aumentano i costi aumenterà la raccolta della lentezza urbana e quindi questo inciderà sul bilancio delle famiglie. E quindi esorterei proprio il Consiglio Comunale, se tranne che qualcuno non ha delle risposte da dare e dice che sono aumentati i consumi e quindi si è dovuto passare da 15 dipendenti a 53, che diciamo, questo costo, che adesso se non ho sentito male è di circa 3.800.000 euro, e che sarebbe praticamente 5-6 volte in più di quello che spendevamo fino a qualche tempo fa. Quindi vorrei che i colleghi consiglieri facessero questo ragionamento per cercare di tirar fuori un documento da mettere sotto il naso di chi ci impone questa ulteriore SRL e capire quale, diciamo, futuro si potrà avere. Grazie. Grazie consigliere Lombardo. Sì, perché no?